Pace e bene a tutti. Santa giornata. Un abbraccio anche ai fratelli e le sorelle che sono fuori, che purtroppo non vedo negli occhi, ma che gioia di poter pregare tutti insieme. Allora, oggi iniziamo il viaggio più puntualmente sui frutti dello Spirito, quindi iniziamo a capire di che stiamo parlando. Allora, innanzitutto San Paolo parla di frutto al singolare e poi ne elenca 9. Come a dire, un frutto con tanti spicchi. Qui si parla infatti del frutto dello Spirito. Il frutto cos'è? Non è il seme, è qualcosa che cresce nel tempo. E qui abbiamo il frutto dello Spirito perché si parla di qualcosa che cresce nel tempo, di attitudini, di perfezioni che crescono in noi nel tempo in virtù della presenza di Dio. Cioè, se davvero apriamo il cuore a Cristo, camminiamo con Lui, questo, ciò di cui parleremo in questi giorni, saranno i frutti belli che ci saranno nella nostra vita. Oggi partiamo dal primo, che è l'amore, che in un certo senso li racchiude tutti. Ora, capite bene che in 15 minuti parlare dell'amore è un po' complesso. Dici, da dove partiamo? Io ho fatto una scelta, toccheremo due punti in particolare. Da una parte cerchiamo di capire di che stiamo parlando e perché. Perché ci sia questo frutto pieno abbiamo bisogno di Dio. Secondo punto, vi darò solo tre così esercizi un po' più pratici per allenarci a ricambiare a quest'amore grande, ok? Quindi partiamo dal primo punto. Di che stiamo parlando quando parliamo di amore? In genere uno quando pensa all'amore, a che pensa? Sentimento, impegno e tante altre cose. Allora, qui stiamo parlando di agape. Dici, che è sta roba qui? Allora, vediamo un po' nel suo contesto. Nel mondo greco c'erano alcune parole che servivano a esprimere delle sfaccettature dell'amore. C'era l'amore di desiderio, l'eros, non Ramazzotti, l'eros, l'amore erotico, che non sono le cose sporche, no, è il desiderio, la spinta verso l'altro, ok? Poi c'era il livello successivo, la filia, dici cos'è? L'amore di amicizia, cioè l'amore di chi condivide determinate cose, della parentela. E poi c'era il livello più alto, che i greci non consideravano tanto, diremmo troppa grazia Sant'Antonio, e che invece è proprio il termine che i cristiani hanno usato per indicare l'amore di Dio per noi e quindi che noi siamo chiamati a vivere, che è agape. Cos'è questa roba qui? Indica il dono totale, gratuito, pieno di se stessi per gli altri. Ora, se vogliamo guardare all'amore in persona, dobbiamo guardare a Cristo. Nostro Signore, Dio che si è fatto uomo tutta la sua vita, ma pensate alla croce. La croce è il culmine di quest'amore. Cosa ci mostra? Ci mostra l'amore di Dio per noi. Mentre il nostro Signore Creatore veniva crocifisso, offeso, sputato, flagellato, schernito, Lui che fa? Continua ad amare fino in fondo. Non la stacca la mano, non pensa un attimo ad autoconservarsi, a salvare se stesso, si dà fino in fondo per ognuno di noi e offre fino in fondo il suo perdono. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè, detto in modo più diretto per la tua vita, cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre tu a volte rifiuti il Signore, gli volti le spalle, mentre fai attacca e stacca, mentre non lo pensi, non lo hai a cuore, Lui ti ha già amato, ti sta amando e continua a donarsi fino in fondo per te, perché un giorno tu possa aprirgli il tuo cuore e sperimentare questo incendio di bellezza ed amore nella tua vita. Sapete, c'è una storia che ho tanto a cuore e racconto spesso perché a me piace tantissimo, di un bambino che a casa vedeva un bastone appeso al muro e quindi crescendo chiese al suo papà, ma che è sto bastone? E il papà gli spiegò, sai, questo era del tuo bisnonno, il mio nonno. Quando ero piccolino andammo al lago, era ghiacciato, lui si raccomandò con me di non andare sul ghiaccio. Io ovviamente cosa feci? Appena ho potuto, ho disobbedito. Andai sul ghiaccio, ma da lì a poco si ruppe e cadi nell'acqua gelida. Lui mi sentì gridare, mi venne incontro, entrò anche lui nell'acqua ghiacciata, tese il bastone e mi trasse in salvo, ma l'acqua gelata gli causò un fortissimo infarto e morì. Quel bastone al muro mi ricorda l'amore di mio nonno che per salvarmi ha sacrificato se stesso. Penso che sia una bellissima immagine che ci aiuta a guardare con occhi diversi la croce. Allora, se noi guardiamo a quest'amore, dobbiamo prendere consapevolezza di una cosa, che non è roba nostra. Cioè noi non sappiamo amare così.
Cioè, ok, finché uno mi ricambia, finché più o meno è bravo, finché mi può dare qualcosa, ce la faccio. Ma ad amare fino in fondo così, cioè a perdermi fino in fondo per tutti, per quelli che mi trattano male, che non mi ricambiano, che mi hanno ferito, continuare ad amare sempre e comunque, fargli del bene fino in fondo, qui non stiamo parlando di roba nelle nostre sole possibilità. Siete d'accordo? Sapete, qualcuno dice: no, ma io sono una brava persona, faccio del male a nessuno e faccio del bene a tutti. Alcuni la usano come premessa prima di confessarsi. Io, vabbè, allora aspetta, smontiamo un attimo. Mi fai capire tu cosa intendi per fare del bene a tutti? Chi sono questi tutti a cui fai del bene? Gente che ti tratta male? Gente che ti offende? Gente che non la pensa come te? Gente che ti ferisce continuamente? Sai fare del bene sempre fino in fondo a questi? No, ok, benvenuto nel pianeta Terra. Allora, qual è il punto? Che noi abbiamo bisogno di avere in noi questo amore perché non siamo noi la fonte dell'amore. Se non partiamo da qua, Cristo rimarrà una cosa fuori dalla nostra vita, una sorta di così arredamento a casa nostra. No, io ho bisogno di Lui perché da solo vivere il Vangelo, arrivare ad amare i miei nemici, a perdermi fino in fondo per gli altri, non posso, non ce la faccio, lo vorrei, ma non riesco. Ci siete? Siete d'accordo? E allora riscopriamo la preghiera come una cosa seria, da dire: Signore, dammi il tuo spirito perché io così non so amare, non sono io la fonte dell'amore, ho bisogno di attaccare la spina del mio cuore a te. E perché noi non sappiamo amare così? Qual è il nostro problema? Adesso vi chiedo 2 minuti di viaggio esistenziale nel nostro cuore. So che alle 6 del mattino non è proprio facilissimo, ma ci proviamo. Qual è il nostro problema serio, profondo? Secondo la tradizione cristiana noi abbiamo due paure fondamentali, la paura della morte e la paura di Dio. La paura di Dio, che è quella sottile sfiducia che porta tanti a volerlo tenere fuori dalla loro vita perché lo vedi come un ostacolo alla tua felicità. La paura della morte è una cosa molto più seria, non più seria, molto seria. Non è solo la paura dell'ultimo istante di vita, della scissione anima-corpo, ma è qualcosa di più profondo. Se ci pensate, noi ogni giorno siamo incamminati verso sorella morte, ogni giorno la vita scorre, ogni giorno che passa, il tempo che avanza mi avvicina a questa esperienza. Che succede? Che noi vogliamo vivere, non vogliamo morire e tendiamo a conservare la nostra vita da tutto ciò che la può minacciare, giusto? Qual è il punto? Se amare in fondo vuol dire perdermi di vista per fare del bene all'altro, perché io dovrei fare del bene a te nel momento in cui tu mi fai del male, tu non mi ricambi, tu non mi vieni incontro? Io non ce la faccio, io non voglio perdermi per te, perché dovrei morire per te? E allora cosa succede? Che io arrivo fino a un certo punto con le mie forze, poi chiudo i battenti, non ci sto più, non ce la faccio ad andare oltre, mi autoconservo, mi preservo. Capite? La fonte dell'amore non siamo noi. Noi abbiamo questa schiavitù profonda, non riusciamo a perderci fino in fondo per gli altri. Capite? Noi non ne usciamo da questo incastro esistenziale solo a colpi di buona volontà. Allora qual è la notizia meravigliosa? Perché Dio si è dovuto fare uomo per rivelarci il suo volto vero e pieno, che è qualcuno che ti ama fino in fondo, sempre e comunque gratuitamente, e per renderti capace di amare come Lui, per liberarti da questa schiavitù della paura di amare fino in fondo e renderti uno con Lui, capace di arrivare ad amare come Lui. Ma se Lui non c'è nella nostra vita, scordiamoci di arrivare a queste altezze, perché siamo creature limitate. Cosa ci ha detto Gesù nel Vangelo? Prima di dirci amate come io ho amato, c'è una premessa. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. E come si rimane nel suo amore, cioè come si rimane connessi con Lui? Se osservate la mia parola, se vivete cioè in comunione con me, allora diventate capaci di fare lo stesso. Quindi, primo punto, perché ho bisogno di Lui per arrivare ad amare così? E questo è liberante perché io penso che tanti di noi sono alle prese con rancori, con difficoltà, con fastidi, con crisi matrimoniali, con difficoltà ad andare incontro a delle persone. Allora, da dove parto? Dai miei sforzi, dalla mia coerenza? Ma dov'hai? Ma dov'hai? Parti da un'altra parte, chiedi aiuto a Lui e con Lui vedrai che riuscirai, se lo vuoi, a fare qualche passetto avanti.
secondo passaggio e concludiamo. Bene, abbiamo capito che perché ci sia questo frutto abbiamo bisogno di avere il cuore attaccato alla sorgente che è Lui. E capite bene, miei cari, e lo dico a chi vive la tredicina come un momento di ricerca di Dio, ma che poi si conclude qua. Entrate in un'altra prospettiva, è l'inizio di un cammino per cambiare davvero il vostro cuore. Secondo passaggio, come possiamo esercitarci a ricambiare a quest'amore? Vi dico solo 3 punti, semplici, brevi e conclusivi. Nei confronti di Dio, cosa vuol dire amare Dio? Come possiamo entrare in questa prospettiva? Ovviamente non posso dirvi tutto, vi dico solo una cosa. Quando tu ami qualcuno, che fai? Esattamente il contrario di quello che gli piace? Siccome ti amo, ti faccio i chiodi. Fate così. Santa notte, sogni d'oro, buon riposo. Non vorrei disturbarvi. Allora, ditemi un po'. Quando volete bene a qualcuno, desiderate fare il contrario di quel che piace all'amato o renderlo felice? Sicuri? Sì, ma che stai? Sicuri, sì. E tanti di voi sono sposati, dico, ma se vuoi bene a tua moglie o a tuo marito, no? Che fai? Gli fai le cose che lo rendono contento. Funziona così anche con Dio. Cioè, se io ti amo, non basta di Signore quanto ti amo, bacini e bacetti, poi la vita mia ma vedo io. No, non funziona così. Se io amo il Signore, cercherò di fare ciò che a Lui è gradito. E il bello è che ciò che a Lui è gradito è il mio vero bene. Quindi, dice Gesù nel Vangelo di oggi, se mi amate, osservate i miei comandamenti. E quali sono? Questo è il mio comandamento, che vi amiate. Cioè, se io amo davvero il Signore, voglio allenarmi ad amarlo, farò anche la sua volontà, perché scopro che è ciò che mi dà profondamente la felicità, tra l'altro. Ok? Quindi, esercizio pratico. Voglio amare un po' il Signore, oltre a dirgli parole belle, sentimenti belli, cercare ciò che a Lui è gradito, ciò che tra l'altro è il mio vero bene. Secondo punto, amare gli altri. Qui si apre un mondo, vi dico solo una cosa. Iniziamo a entrare in una prospettiva concreta, quotidiana. Quale? Anziché pensare sempre a quello che gli altri possono fare per noi o a come gli altri ci possono tornare utili, iniziamo a pensare a cosa noi possiamo fare per rendere felici gli altri. Quando Gesù incontrò il cieco nato, gli fece una domanda bellissima, e pensate che Gesù è Dio che si è fatto uomo: cosa posso fare per te? E sapete questo cosa vuol dire? Vuol dire imparare ad ascoltare i bisogni di chi abbiamo accanto, lasciarsi scomodare dalle necessità di chi abbiamo accanto, cercare il bene dell'altro. Ma se a volte, versione maschietto che se deve vedere la partita, la moglie ti chiede una mano e la mandi a quel paese, capite che c'è una bella conversione da fare? Cioè allenarci a cercare la felicità di chi abbiamo vicino. Questa è la prospettiva dell'amore, perdermi un po' di vista e cercare il vero bene di chi ho accanto. Questo poi vorrà dire a volte correggere, incoraggiare, stare, ascoltare, tante cose. Però vi dico solo questa prospettiva, esercitiamoci a cercare la felicità di chi abbiamo accanto. Una coppia dava una testimonianza bellissima e diceva: noi ci siamo abituati una volta al mese a fare una sorta di revisione di vita familiare e ci facciamo una domanda reciproca. Cosa posso fare per essere un marito migliore? Cosa posso fare per essere una moglie migliore? E ci diamo un punto solo, ci ascoltiamo senza criticarci e poi ognuno ha la libertà di allenarsi. Bellissimo. Ultimo punto, vi ho detto che ve ne davo solo 3, è un punto che tocca sia il rapporto con Dio che con gli altri, ed è la gratuità. E qua dobbiamo chiedere a Dio che purifichi il nostro cuore, perché tante volte noi manchiamo di gratuità. Dici, che è sta roba? Cioè imparare a fare del bene, a cercare gli altri senza interesse. Nei confronti di Dio, che vuol dire? Noi chiediamo sempre tante cose, e il Signore lo sa ed è contento, come bambini che tirano la giacchetta al papà. Però tante volte noi finiamo solo per cercare Dio per servircene, solo per ciò che ci può dare, a volte lo cerchiamo solo per acquietare la coscienza e sentirci meglio degli altri, invece allenarci in un rapporto gratuito. Se io davvero inizio a scoprire quanto mi ami, inizierò a cercarlo non per ciò che mi può dare, ma perché è bello stare con te. Per questo San Francesco diceva: l'amore è poco amato. Nei confronti degli altri, miei cari, la gratuità, sapete cosa vuol dire? Smetterla di vivere relazioni ad interesse. La gratuità, smetterla di rinfacciare le cose che si fanno agli altri,
smetterla di fare il conto di ciò che io ho fatto per l'altro, allenarsi alla gratuità. E quando ti viene in mente di rinfacciare qualcosa, tappati la bocca, conta fino a 20 e fai qualcos'altro. Capite? Non è solo una cosa della bocca, ma è del cuore. Concludo. Qui noi siamo ammalati purtroppo di poca gratuità. La logica del favore è tremenda. Su che cosa si basa? Io faccio un favore a te perché tu un domani mi potrai servire. E se ti faccio un favore, tu sei tenuto a farmi tutti i favori che ti chiederò. Quando poi si arriva alla mentalità mafiosa, un dranghettista, è un disastro. Ma pensate già solo nei servizi pubblici in Calabria. Trovare posti dove ognuno fa il suo dovere non è così scontato. Poi non solo tu devi sudare per trovare qualcuno che faccia il suo dovere, ma se qualcuno ha qualche amicizia in più ti scavalca pure. E ci pensiamo quanto soffre chi invece non conosce nessuno e aspetta pazientemente il suo? Oppure quante volte si fanno delle cose e poi si rinfacciano? No, esercitiamoci nella gratuità, miei cari. Concludo con una piccola storia. Una volta un bambino andò dalla sua mamma e gli presentò una lista. Per aver sistemato la stanzetta 3 euro, per aver portato fuori il cane 2 euro, per aver sistemato il bagnetto 5 euro, totale 10 euro. La mamma sorrise, girò il foglio, scrisse e glielo ridiede. Per averti portato in grembo 9 mesi 0 euro, per tutta l'educazione che ti sto dando 0 euro, per tutte le notti insonni per te 0 euro, totale 0 euro. Il bambino si commosse, girò il foglio e scrisse tutto pagato. Che il Signore ci aiuti ad accogliere il suo amore e ad imparare a viverlo.